In quest'aula Sandro Pertini è stato spesso citato e ricordato sotto ciascuno dei suoi aspetti, il partigiano, il socialista, il presidente della Repubblica e il tifoso della Nazionale. Ovviamente le radici socialiste di Pertini non sono nel mio DNA come in quello di tutto il mio gruppo, ma l'uomo, prima ancora che il giornalista, il politico o l'istituzione, rappresentano soprattutto per me, Presidente, un esempio e un modello, un punto di riferimento verso cui guardare, in particolare nei momenti più bui del nostro percorso. Erano altri tempi, questo è vero, ma Sandro Pertini, come Berlinguer, aveva manifestato da subito una caratteristica che prescindeva dal contesto sociale, politico e sociale in cui si trovava. Fu un uomo di rottura. Una rottura intesa in maniera anche forte, profonda e irrituale per quei tempi, ma anche per quelli odierni. Era il 1978 quando fu, dopo innumerevoli trattative, eletto al Quirinale, con il più alto numero di voti dell'Assemblea ottenuti finora. Ma quelli sono dei numeri, sono dei dati che sono ottimi per chi vede queste istituzioni come un contenitore e non come un contenuto. Invece, il presidente Pertini volle proprio arricchirne il contenuto sollevandolo dalla polvere, proprio quella polvere in cui per gli anni precedenti e quelli successivi gran parte della politica decisero di schiacciarlo. Seppe captare molto bene il sentimento popolare, ebbe il coraggio di sostenere apertamente la necessità di condannare i parlamentari disonesti senza schermi, senza benefici. Comprese prima di molti altri il potere del mezzo televisivo e della comunicazione delle immagini, per arrivare non come si fa adesso agli spettatori, ma alla testa e al cuore dei cittadini. E non assunse né aiutò ad assumere alcun provvedimento che potesse aiutare qualche partito politico ad assumere il controllo dei media. E infine promosse i giovani, che definì avvenire del sapere, incoraggiandoli come innovatori coraggiosi. E in questi pochi esempi che appare evidente quanto sia stato insidioso e pericoloso quel guado che dall'85, da quando lui non fu più Presidente della Repubblica, divise tutt'oggi i cittadini dalle istituzioni. Vorrei concludere citando alcune parole del Presidente Pertini, la prima parte che riguarda soprattutto me direttamente perché mi ha spinta ad impegnarmi in prima persona e la seconda che invece vorrei rivolgere al Governo, a Renzi e alla maggioranza. Questo dico ai giovani, costituiscono l'avvenire del popolo italiano, battetevi sempre per la libertà, per la pace e per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile che si rivolge per molti nella libertà di morire di fame. Bisogna che la libertà sia unita alla giustizia sociale, sono un binomio imprescindibile. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani, per il vostro avvenire. Ma al mio avversario dico, io combatto la tua idea se contraria alla mia, ma sono pronta a battermi anche a prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente fino alla fine. Questo è il retaggio che ha lasciato Sandro Pertini e purtroppo di questo retaggio in Concluda, per quest'Aula non favore. è rimasto nulla. La ringrazio.